Stiamo parlando della Madonna del Conforto. Monsignor Bagnasco glissa sull'argomento unioni civili con un sorriso dopo la bufera che si è scatenata in seguito alle sue dichiarazioni in merito al DDL Cirinnà. Preferisce così non tornare sull'argomento nel corso dell'incontro con la stampa a margine delle celebrazioni per la Madonna del Conforto, seppur si possa trovare all'interno dell'omelia qualche velato accenno all'argomento. Ogni parola cristiana è sempre espressione della misericordia di Dio, atto d'amore e di servizio per il bene degli uomini affinché il vivere insieme sia rispettoso ed ordinato. Ogni parola della Chiesa è sempre un atto che vuole riflettere la misericordia di Dio, l'amore per l'umanità, sia nelle sue espressioni personali, sia nelle espressioni più comunitarie, più ampie. E quindi non ci sono sottintesi, ma c'è questo riferimento al Santo Padre. Ed è ancora Monsignor Bagnasco a definire l'individualismo come il nemico della nostra epoca. Voleva essere una parola di richiamo, di sottolineatura, di incoraggiamento, di presa d'atto maggiore, proprio di attenzione, ecco, verso una visione antropologica che, se continua ad essere radicalmente individualista, non porta una maggiore felicità nella vita personale e non porta ad una società più solidale, ma semmai più frastagliata, più divisa nel proprio interno. Vicinanza ai risparmiatori Banca Etruria coinvolti dalle conseguenze del decreto salvabanche del 22 novembre scorso, ma anche appoggio al rinnovato istituto bancario aretino. È stata la vicenda Banca Etruria l'altra tematica affrontata nel corso dell'incontro con la stampa. Noi rinnoviamo tutta la nostra vicinanza, il nostro auspicio, ecco, l'insistenza, la speranza, perché chi ha messo insieme i propri risparmi li ha impiegati, li ha impegnati con le migliori intenzioni, ecco, possa non ritrovare il piatto totalmente vuoto. Fin dal primo momento la diocesi si è espressa a favore della nuova Banca Etruria, perché, amici, ci sono un migliaio di dipendenti, non facciamo saltare tutto per aria. La nuova banca è sana e se si portano a casa i soldi, ognuno scappa e li va a mettere in posta, poi dopo succede che ci ritroviamo altre 1000 famiglie per aria. Alla Chiesa la cultura della legalità appartiene da sempre e credo che sia importante che la difesa degli ultimi, la difesa, so per quanto mi consta che la banca si è già attivata per quello di sua competenza per fare in modo che si sappia esattamente chi sono gli ultimi, i danneggiati veri, e credo che bisogna dar fiducia alla gente che sta lavorando. Poi il resto, abbiamo una magistratura e noi siamo fiduciosi che la magistratura farà il suo.